La cosa curiosa di questa vicenda è che, per quanto consta a me e al mio staff, avvocato commisso per esempio, che ancora in procura non è stato presentato nulla. Magari saranno informazioni sbagliate, però è paradossale che ancora la procura non si sia mossa e non si sia ancora provveduto a fare niente. Quindi si è tenuta la vicenda su un livello puramente amministrativo, richieste di danni, ricorsi al TAR. Vediamo di portare tutta la vicenda nello scenario che è suo proprio, cioè quello della procura. Andiamo a vedere se qualcuno ha sbagliato. Dove ha sbagliato, questo lo vedremo poi nell'esposto. Direi che ci sta il disastro, voglio dire, da frana. Potrebbe essere colposo, potrebbe essere anche doloso sotto forma di dolo eventuale, perché se io prevedo che quella montagna poteva crollare e non ho mai fatto niente per evitarlo, qualche problema ci sarà. Di più, chi saranno i responsabili? Questo toccherà alla procura, però a occhio ci sono una serie di responsabilità allo Stato, potenziali e teoriche. Il comune, il sindaco del comune, è sicuramente responsabile del territorio e quindi, se era conscio che vi fosse questo pericolo, avrebbe dovuto attivarsi. Sicuramente i proprietari della montagna o collina, per meglio dire, che stava sopra questi abitati, che non hanno fatto niente, e poi andremo a vedere il Genio Civile e Regione qual è la loro posizione. Insomma, un'azione generale. E come si butta, come si fa, si dice, si butta la rete nel mare e poi vediamo quanti pesci rimarranno dentro.